Madanak ha vinto. Le mura di Markarth sono cadute e i rinnegati sono in città. Questo è l'incubo dei Nord. Questo è l'incubo dei Manto della Tempesta e dell'Impero. Una vittoria dei rinnegati, una vittoria di Madanak e la fondazione di un regno indipendente nella Riccia. Sembra qualcosa di assurdo, di impossibile, eppure è anche estremamente affascinante. L'idea di una presa di potere da parte dei rinnegati mi colpisce non poco, sarò sincero, e mi chiedo, può davvero accadere una cosa del genere? C'è davvero la possibilità che il Re Straccione possa in qualche modo abbattere lo Jarl e riprendersi il trono? Io dico di sì. Nel bel mezzo di una guerra civile come quella che sta dilaniando Skyrim dall'interno, tutto è possibile, a mio parere, specialmente vittorie così scioccanti da sembrare parte della provvidenza. Ed io vi racconterò di questo ipotetico trionfo e dell'ipotetico regno del Re Straccione Madanak. Quindi preparate le cinture di sicurezza perché, beh, voleremo e poi, forse, ci schianteremo. Speriamo di no. Con la fuga di Madanak dalla miniera di Sidna e la morte di Thonar Sangue Argento, scese un velo di inquietudine su Markarth. I rinnegati erano liberi e molti cittadini tremavano all'idea di trovarseli alle porte, armati e pronti a bagnare le strade della città con il sangue dei Nord. Lo Jarl Igmund voleva organizzare una piccola armata per dare la caccia a Madanak e ucciderlo, ma l'impero non acconsentì ad un simile spreco di risorse nel bel mezzo di una guerra civile. Il legato assegnato a aveva l'obiettivo di occuparsi dei ribelli fedeli a Ulfric, non dei rinnegati. Il generale Tullius stesso, messo al corrente dell'accaduto, sottovalutò il problema, probabilmente perché ossessionato più dal conflitto in corso che da persone che li considerava barbari. Dunque, i Sangue Argento, bramosi di vendetta, reclutarono una milizia privata e diedero l'ordine di cercare il fuggitivo per eliminarlo. L'evasione dei rinnegati catturò anche l'attenzione del Thalmor Ondolemar, il quale riferì ai suoi capi l'accaduto ed espresse una sincera curiosità nei confronti di questo Re Straccione. Ondolemar non provava alcun rispetto per i rinnegati, ovviamente, egli, come gli altri Thalmor, percepiva sia Madanak che i suoi sottoposti come animali, bestie anche peggiori dei Nord, tuttavia, ciò non implicava che fossero del tutto inutili. La persecuzione del culto di Talos nel Reach si stava rivelando alquanto insoddisfacente, soprattutto a causa dell'ambiguità dello Jarl. I Thalmor, all'inizio sicuri dell'amicizia di Igmund, stavano iniziando a dubitare della sua fedeltà alla causa. Non solo la sua collaborazione era saltuaria, ma, come se non bastasse, la reticenza di questa ad appoggiare il progetto di rimozione del tempio di Talos situato nella città lo stava rendendo più un ostacolo che una risorsa. In un contesto del genere, Madanak aveva, agli occhi del Thalmor, una maggiore utilità. Era meglio per Ondolemar avere a corte un re di selvaggi, facilmente manipolabile, che un sovrano Nord dalla dubbia lealtà. Madanak e i suoi presero rifugio nel fortino di Druadak. La fuga del Re Straccione catturò l'interesse di altri capi rinnegati, ma molte di queste attenzioni non erano per niente desiderate dal re. Le divisioni fra le diverse tribù di nativi del Reach erano terreno fertile per conflitti e non erano pochi i capi che desideravano sbarazzarsi di Madanak. La sua sola esistenza minacciava la loro autorità e Madanak lo sapeva. Era cosciente della sua fama, ma non era disposto a guerreggiare con gli altri nativi. Ciò che lui bramava più di ogni altra cosa era conquistare Markarth e rifondare un regno indipendente del Reach. Ma per fare ciò avrebbe avuto bisogno di alleati e così si rivolse a vecchi amici, capi di tribù lontane e strinse poco alla volta e costantemente una rete di alleanze. Nel giro di pochi mesi ottenne l'aiuto di 5 capi rinnegati: quello stanziato nel fortino della Torre di Roccata, quello nell'accampamento del Pinnacolo di Karth, quello nel fortino di Roccia della Megera, quello stanziato nel fortino dell'Aquila Rossa e infine il capo che era riuscito a conquistare Forte Sungard. Non era tanto, ovviamente, ma era abbastanza per iniziare una guerra. I capi dei rinnegati che avevano rifiutato di schierarsi con Madanak si misero in contatto con la milizia dei Sangue Argento e, prevedibilmente, rivelarono il suo nascondiglio. I mercenari attaccarono il rifugio del Re Straccione nel pieno della notte e riuscirono, grazie soprattutto all'elemento sorpresa, ad uccidere diversi rinnegati. Tuttavia,
Tuttavia, l'improvviso intervento di una piccola unità di fanteria Thalmor a sostegno di Madanak permise la sconfitta di questi mercenari. Madanak, scioccato da quell'aiuto, non ebbe il tempo di chiedere la motivazione. Non aveva idea che dietro ci fosse un Ondolemar che era venuto a conoscenza degli spostamenti dei mercenari e che aveva ordinato il loro massacro. I Sangue Argento, ignari di tutto, quando vennero a conoscenza del fallimento dell'attacco, impallidirono e poi reclutarono altri mercenari. Questo però solo dopo aver fatto inutilmente pressione sullo Jarl affinché gli mandasse le forze imperiali contro Madanak. La corte si infiammò diverse volte, i costanti litigi fra il sovrano e i Sangue Argento erano diventati di interesse pubblico e anche nella locanda o in strada si dibatteva su chi avesse ragione. In una di queste infuocate discussioni, Thongvor Sangue Argento arrivò ad accusare lo Jarl Igmund di essere un negligente e disse: "Se tu ti fossi preoccupato della tua gente, i rinnegati di Madanak sarebbero stati spazzati via in un istante. Ma tu sei troppo codardo, troppo negligente per assumerti le tue responsabilità di Jarl. Ed ecco cosa è successo. I miei uomini sono morti e la mia famiglia è stata ancora una volta umiliata." L'attacco dei mercenari fece capire a Madanak che era giunto il momento di agire. I capi delle diverse tribù furono convocati a Druadak e insieme studiarono una strategia non solo per prendere Markarth, ma anche per impedire ad eventuali rinforzi nemici di fermarli. Ci vollero mesi per preparare gli uomini e le donne della Reach, ci vollero mesi per armare questi coraggiosi guerrieri, per addestrarli, per insegnare loro come combattere un legionario imperiale oppure un soldato Nord. Nel frattempo, mercenari inviati dai Sangue Argento o tornavano dai loro clienti a mani vuote o non tornavano per niente. Con il passare del tempo, lo Jarl Igmund ovviamente si dimenticò di Madanak e si occupò della guerra civile come prima. I Thalmor intanto continuavano a tenere sotto stretto controllo la situazione e qualche volta mandavano delle informazioni anonime ai capi rinnegati sulle fortificazioni imperiali magari, oppure sulla posizione dei Manto della Tempesta e via così. Finalmente, dopo mesi di preparazione e di pianificazione, giunse il momento di prendere in mano le armi e di entrare in guerra. In una gelida notte, i rinnegati, agendo come pianificato, attaccarono ben coordinati le posizioni strategicamente più rilevanti. Le forze dal fortino della Torre di Roccata colpirono l'accampamento dei Manto della Tempesta e lo sterminarono. Le truppe di rinnegati del fortino dell'Aquila Rossa riuscirono invece a prendere il controllo di Sentinella dei Quattro Teschi, dopo aver massacrato i banditi in loco, e poi convinsero il capo delle Torri Divise ad arrendersi a Madanak. Nel frattempo, le forze di quest'ultimo marciarono alla volta di Carthwaistan e, dopo aver ucciso i mercenari usati dai Sangue Argento per tenere i nativi al collare, ne presero il controllo. Gli abitanti del villaggio non gioirono all'arrivo di Madanak, ma apprezzarono moltissimo il modo in cui egli aveva deciso di punire i Sangue Argento. Però c'era della tensione nell'aria. Ainethak, capo del villaggio, non aveva intenzione di combattere contro lo Jarl Igmund. Nella sua testa, ribellarsi al sovrano era un suicidio. E così, pur ringraziando il re Straccione, rifiutò categoricamente di prendere parte alla guerra. Madanak, conscio di non aver bisogno del supporto militare di Carthwaistan, accettò la posizione pacifica del villaggio. Tuttavia, in cambio, chiese l'amicizia della gente. Il capo accettò. Così Carthwaistan non prese le armi, ma divenne alleata dei rinnegati. L'attacco di Madanak scioccò lo Jarl Igmund e tutta la corte. Markarth fu barricata e si preparò al conflitto con i rinnegati. Il popolo si armò per la guerra, ma alcuni pianificarono la fuga. I Sangue Argento reclutarono milizie per difendere la città e chiesero persino aiuto ad altre famiglie aristocratiche al di fuori del Reach, o almeno tentarono di chiedere aiuto. Molti messaggeri che passavano per le strade del Reach, specialmente quelli che provenivano da Markarth, venivano eliminati. I rinnegati volevano isolare completamente il feudo, impedire ai loro nemici di chiedere aiuto. L'impero e Manto della Tempesta vennero comunque a sapere delle mosse di Madanak e mandarono quelle poche forze disponibili per cercare di risolvere la situazione. Inutile dire che i rinnegati non solo furono in grado di difendere il Reach con l'uso di tattiche di guerriglia, ma proprio grazie a quelle vittorie si unirono sempre di più fra di loro. I successi di Madanak catturarono l'attenzione dei disperati, dei poveri, dei reietti della società, persino di banditi. Molti di questi si unirono alla causa dei rinnegati e divennero rinnegati allo stesso modo di Borkul la bestia. A Markarth, tutti coloro che erano tenuti nella clave, quelli che venivano puniti in modo disumano
trattati alla stregua di schiavi, persino i minatori iniziarono a ribellarsi. Il legato Admund organizzò la legione sia per difendere la città che per attaccare le forze dei rinnegati, ma persino gli addestrati e formidabili legionari di Markarth furono vittime della micidiale guerriglia nemica. I rinnegati si ritiravano all'avanzare degli eserciti imperiali e colpivano all'improvviso al calare del sole. Nel frattempo, lo Jarl Igmund rispose con estrema violenza alle rivolte che avevano luogo in città. I ribelli vennero o spediti nella miniera oppure direttamente giustiziati. I Sangue Argento aiutarono a far rispettare le leggi con l'uso di ogni mezzo necessario. I mercenari divennero uno strumento essenziale per mantenere l'ordine. I nativi all'interno delle mura, sia quelli più fedeli allo Jarl che quelli più sospettosi, furono gettati nella miniera, in alcuni casi anche presi di mira da bande criminali formate da Nord. L'odio si diffuse a macchia d'olio. L'essere nativo del Reach divenne ben presto sinonimo con essere rinnegato, e questo permise la nascita di un sistema oppressivo ed estremamente violento. Coloro che prima erano amici divennero nemici. Coloro che prima erano cittadini divennero invasori. Le notizie di questi abusi arrivarono alle orecchie di Madanach ed egli decise di muovere velocemente verso la città. L'imperdonabile oppressione dei nativi del Reach doveva giungere al termine. Era arrivato il momento di abbattere lo Jarl Igmund. I rinnegati, più uniti che mai, marciarono guidati da Madanach verso la città. Le forze imperiali si scontrarono con i nemici e, anche se in un primo momento furono in grado di respingerli, alla fine, dopo un secondo attacco più aggressivo del primo, furono costretti a ritirarsi dietro le mura. Così ebbe inizio l'assedio. Il primo giorno dell'assedio, le forze di Markarth furono capaci di respingere i rinnegati. Il secondo giorno, l'impero e il manto della tempesta mandarono altri rinforzi in campo per sedare la rivolta, ma questi non riuscirono mai a raggiungere la città. Il terzo giorno, Madanach riprese l'assedio con uomini freschi e anche con il supporto di Agraven. E la lotta proseguì, e proseguì per diversi giorni. L'assedio proseguì ancora per molto. Più la guerra andava avanti, più diventava chiaro a tutti che lo Jarl Igmund sarebbe caduto. Frecce con un messaggio legato ad esse furono scoccate dai rinnegati dentro la città. Era un messaggio di Madanach rivolto non solo allo Jarl, ma anche a tutta la popolazione. Io sono Madanach, quello che voi chiamate Re Straccione, e parlo a nome di tutti i nativi del Reach. Abbandonate le armi e arrendetevi. Non avete ragione di continuare a combattere. Voi ci chiamate barbari, ma nessun civile è morto per mano dei miei uomini dall'inizio di questa guerra e nessun villaggio è stato dato alle fiamme per mano nostra. Voi dite che noi vogliamo rubarvi la città, ma questo non è furto, già che noi ci stiamo riprendendo ciò che voi ci avete ingiustamente tolto con la violenza. Voi raccontate che noi vogliamo solo portare terrore, ma è falso, perché noi desideriamo quanto voi la pace e la felicità. Solo chi ci ha arrecato danno ha ragione di tremare, perché noi saremo vendicativi. Chi non ci ha arrecato danno alcuno non ha ragione di essere spaventato, ma dovrebbe bensì provare gioia, perché noi saremo generosi. Abbandonate le armi e arrendetevi ai nativi del Reach. Non c'è ragione di proseguire questo conflitto più del necessario. La propaganda di Madanach fu abbastanza efficace. A partire dal decimo giorno d'assedio ci fu un'epidemia di insubordinazione e i rinnegati colsero l'opportunità per esercitare una maggiore pressione. Il legato Admund morì durante gli scontri e molti dei suoi fedelissimi legionari, non molto affezionati allo Jarl, decisero di arrendersi e di farsi catturare dal nemico. La situazione degenerò in fretta. All'alba del dodicesimo giorno d'assedio, le forze dei rinnegati furono in grado di infliggere gravi danni sia alle mura che ai difensori di questa. Ma Igmund non aveva intenzione di cedere e, con il prezioso aiuto dei Sangue Argento, comprò la fedeltà dei legionari più reticenti e continuò la guerra. Madanach, intanto, chiamò altri rinforzi e proseguì a stringere Markarth in una letale morsa. Prima o poi sarebbe caduta. Ondolemar, vedendo come stava volgendo la battaglia, decise che era giunto il momento di sbarazzarsi dell'inutile sovrano. Igmund fu avvelenato il quindicesimo giorno dall'inizio dell'assedio e le prove fabbricate dal Talmor accusavano la Confraternita Oscura, ovviamente. Con la morte del monarca, la guerra giunse dunque al termine. I soldati si arresero e Madanach entrò. Il messaggio che arrivò all'impero e ai manto della tempesta fu questo: Madanach ha vinto. Le mura di Markarth sono cadute e i rinnegati sono in città.
I Thalmor accolsero il nuovo re a braccia aperte e con offerte di pace. Ondollamar si offrì di aiutarlo a mantenere l'ordine in città e in tutto il feudo in cambio di una proficua collaborazione. Ma Danak, all'inizio preoccupato da questa proposta, decise, contro il parere di alcuni dei suoi fedelissimi, di stringere un'alleanza con il dominio. Successivamente la pacificazione del Reach ebbe inizio e tutti i rinnegati che non avevano accettato di schierarsi con Madanak, beh, furono costretti ad accettarlo come re. La popolazione di Markarth non venne toccata, come promesso, anche se si verificarono dei saccheggi. Coloro che erano stati imprigionati nella miniera di Sidna furono liberati, le guardie di quella miniera furono tutte giustiziate e la prigione fu tenuta aperta per mandare al suo interno spie imperiali, fedelissimi dei Manto della Tempesta e dell'Impero, criminali e ovviamente tutte le quinte colonne. Scoppiarono alcune rivolte nel Reach e Madanak le schiacciò con severità. In alcuni casi cercò di essere clemente, in altri lasciò la benevolenza a palazzo e punì con la lama. Il re decise di fare del Reach un regno capace di integrare sia la cultura nordica che quella dei nativi. Gli uomini più ricchi, quelli accusati di aver abusato del loro potere ai danni dei nativi, furono mandati in prigione, ma solo in alcuni casi. Capitava spesso che qualcuno finisse avvelenato o impiccato. Madanak non era d'accordo con questo tipo di giustizia, ma di certo non fece niente per impedirla. Parlando di ricchi, i latifondi furono aboliti, la terra divenne una proprietà del popolo, proprio come d'usanza fra i rinnegati. E, parlando dei sangue argento, i sangue argento furono sterminati. Questo atto terribile scosse non poco il popolo, ma Madanak, con i sangue argento, abbandonò ogni forma di clemenza e ordinò che fossero tutti eliminati, dal primo all'ultimo. Una giusta punizione, secondo lui, per gli anni di sofferenze che loro avevano fatto patire ai nativi del Reach. Il corpo di Thongvor Sangue Argento fu brutalmente mutilato e la sua testa fu lasciata su una picca all'interno della miniera di Sidna. Come d'accordo con i Thalmor, il re non solo vietò il culto di Talos, ma fece abbattere l'unico tempio dedicato al dio in città e al suo posto ordinò la costruzione di un altare per il culto dei nativi. Questa presa di posizione danneggiò non poco la reputazione di Madanak, che, agli occhi di molti Nord, divenne un tiranno. Tutti i cultisti di Talos furono consegnati ai Thalmor e i rinnegati furono di grande aiuto anche a trovarne altri in tutto il Reach. Inutile dire che questi innocenti non fecero una bella fine. La cosa tragica è che si sapeva. Tutti sapevano quello che facevano i Thalmor a questi cultisti, eppure i rinnegati continuarono sotto Madanak a sostenere la causa del dominio. Molti iniziarono a rimpiangere persino l'ambiguo collaborazionismo di Icmund, sicuramente preferibile alla violenta repressione messa in piedi da Madanak. Ulfric stesso, venuto a sapere di ciò che stava facendo il re del Reach, giurò che lo avrebbe personalmente ucciso e che avrebbe sterminato tutti i nativi. Cosa semplice da dire, ma che ignorava una realtà ben più complessa. Non tutti i nativi erano d'accordo con Madanak. Ovviamente c'erano quelli che erano fedelissimi a lui e che lo aiutavano, ma molti erano soliti nascondere i fedeli di Talos e gli aiutavano anche a scappare dal Reach per raggiungere altri feudi. Non tutti i nativi erano d'accordo con questa oppressione brutale. Parlando di opposizione, alcuni alleati di Madanak criticarono aspramente questa sua alleanza con il dominio e lui rispose ad una di queste critiche in questo modo. Cosa avrei dovuto fare? Da soli non possiamo difendere il Reach. Ne abbiamo già avuto prova in passato. Che cosa avrei dovuto fare, secondo te? Voltare le spalle al dominio e farmi nemico anche gli elfi? Tu puoi criticare la mia scelta e puoi darmi del tiranno, ma tu che cosa avresti fatto al posto mio? Gli imperiali vogliono schiavizzarci e i Nord vogliono sterminarci. Siamo circondati da nemici che non vedono l'ora di rimetterci in gabbia e in catene, che bramano di trucidare le nostre famiglie e di distruggere le nostre terre. Siamo in mezzo ai lupi. Cosa avrei dovuto fare? Rifiutare l'unico aiuto che mi viene dato in questi tempi incerti? Sì. Sì, sono cosciente di quello che sta succedendo e sono consapevole di quelle tragedie, ma il dominio è l'unica possibilità che abbiamo di sopravvivere in un mondo che ci vuole schiacciare e uccidere. Madanak fece uso di ogni mezzo a sua disposizione per mantenere il potere e per questo si portò fin dentro la tomba il marchio di tiranno. Ma se da una parte egli fu un uomo cinico, un freddo calcolatore ed un opportunista, dall'altra fu anche un sovrano lungimirante che fece tutto il possibile per far convivere nativi del Reach e Nord. Gli otto divini non furono soppiantati, ma trattati con lo stesso rispetto dei Daedra venerati dai nativi. Le usanze più violente dei nativi del Reach furono soppresse. Quei rinnegati che
praticavano sacrifici di bambini, torture o mutilazioni di innocenti furono puniti e mandati nella miniera di Sidna. Le famiglie nord più povere furono aiutate con le ricchezze del sangue argento. La città fu ricostruita e anche ampliata in modo da accogliere nuovi cittadini. Madanak spinse i nativi a condividere le loro conoscenze mediche e magiche con i nord e progettò persino di costruire la prima accademia di magia del Reach. Da quella famosa evasione dalla prigione, egli aveva anche sviluppato un certo interesse per i Duemer e finanziò gli scavi, chiamando anche intellettuali da Winterhold per fare ricerche sull'antica civiltà nanica. Per alcuni, anche se non per tutti, sotto Madanak ebbe di fatto inizio un'epoca d'oro. Alla morte di Madanak, prevedibilmente, scoppiarono dei conflitti all'interno del Reach. La sua tirannia aveva lasciato dei segni molto profondi e molti non vedevano l'ora di cambiare le cose e di farle tornare o a come erano prima di lui, oppure di prendere il suo posto e continuare quello che lui aveva fatto. Le tribù da lui riunite iniziarono a combattere fra loro e a lottare ovviamente anche contro i Nord. Nuovi monarchi salirono al potere, ma non è di loro che noi vogliamo parlare, perché non furono loro la vera eredità di Madanak. Il suo regno riuscì a piantare i semi di nuove comunità che sorsero in tutto il Reach, villaggi fatti di nativi e nord, insediamenti culturalmente mescolati, tolleranti, dimostrazione che la convivenza non era solo possibile, ma anche positiva. Questa fu la vera eredità di Madanak, il re straccione. Ciò che accadde dopo fu deciso, come sempre, dalle correnti della storia. Alcuni insediamenti scomparvero, altri si espansero e divennero città. Anche con la fine della guerra civile, il Reach rimase una bella e affascinante anomalia nella provincia di Skyrim. Uno storico, parlando di Madanak, disse: «Tutto quello che si può dire di quest'uomo si è già detto per le strade di Markarth, nelle corti dei diversi feudi e nei piccoli villaggi immersi nel verde e nel candore della neve. Per alcuni fu un eroe, pari a Isgramor in coraggio e a Talos in ambizione. Per altri fu un criminale, abominevole come Molag Bal e deviato come Potema Septim. Tutto di lui si è detto e ancora oggi ci si domanda su quale giudizio si possa dare ad un uomo così grande. Io credo che su persone come Madanak sia impossibile dare giudizi univoci che mettano tutti d'accordo. Per alcuni egli è il bene, per altri egli è il male. Ciò che io posso dire di lui è che egli fu come il vento. Al suo passaggio portò il caldo e il freddo. Di qua costruì e di là distrusse. Di qua portò la vita e di là la morta. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi rendo conto di aver portato qualcosa di un po' insolito, ma spero comunque di avervi fatto almeno un po' piacere con questa bizzarra idea che ho avuto. Fatemelo sapere nei commenti comunque. Come sempre vi ricordo che potete iscrivervi a questo canale e che potete anche leggere ciò che scrivo. Vi basta andare in descrizione per dare un'occhiata. Detto questo, vi devo salutare. Statemi bene, ok?